disturba. Se dico sì, va via la voce, perché non si Allora, sente vediamo un pochino, niente. perché io non vedo nemmeno chi sia partito. Non è partita nemmeno la registrazione. Ripartiamo da capo. Anche adesso vedevo anch'io il bollino rosso comunque adesso, eh? Quindi potrebbe essere la registrazione che è partita. Pronto, mi sentite? Adesso sì. Mannaggia. Pronto? Ok, buongiorno a Sì. tutti, io sono il dottor Max. Darei subito la linea al dottor Manca, così Walter fa il tuo intervento e poi se posso dirò qualcosa anch'io. Vai, vai, Walter, vai, tranquillo, vai. Ok, allora parto io. Di nuovo buongiorno a tutti. Sono Walter Manca, parlo da Bolzano con un tempo perturbato, ma un po' di acqua serviva e quindi va bene così. Oggi farei un riassunto della situazione che di fatto non ha avuto novità rispetto alla settimana scorsa, che è la situazione delle banche a livello mondiale, e cioè il cosiddetto effetto domino che stanno avendo i fallimenti e i crack di grandi banche, che è partito dalla Silicon Valley Bank e ha portato dietro anche in Europa Credit Suisse e così via. Quello che si diceva già nell'ultimo intervento è che questo effetto domino che viene minimizzato dall'informazione che riceviamo, forse andrebbe valutato un pochettino meglio, soprattutto da un punto di vista dell'impatto psicologico che può avere su chi i soldi li affida alle banche, perché storicamente siamo abituati ad affidare i nostri risparmi alle banche. Questo cosa comporta? Che non abbiamo molto spesso, ma in Italia in particolare, non abbiamo un'attenzione ad altri asset che possono tutelare il nostro patrimonio e soprattutto garantirci il mantenimento del potere d'acquisto nel tempo. E mi riferisco principalmente all'oro. Che si sia in presenza di una l'inizio di una fase di scoppio di bolla speculativa, come era già successo nel 2008 con l'evento apice che è stato il fallimento della Lehman Brothers. Stiamo arrivando perché è una cosa, fra l'altro, che avviene ciclicamente, ma con un certo ritardo ci stiamo arrivando adesso, probabilmente perché io ritengo che siano comunque tutte manovre pilotate, non eventi del tutto naturali o cicli storici come cicli e ricicli storici come spesso si è portati a credere, e temo che questo spostamento sia avvenuto, cioè per il periodo più lungo della speculazione di borsa, Wall Street, la City e così via, sia diventato un periodo più lungo perché in mezzo c'è stata la pandemia, un grande esperimento sociale per conto mio, però sta di fatto che questo ha ritardato quello che sta accadendo adesso, che è uno scoppio dei mercati, della bolla speculativa, si vedono segni negativi in continuazione. Sull'oro, invece, in particolare, vediamo degli andamenti diversi e che sono in salita da quando ha superato i 2000 dollari all'oncia. Evidentemente siamo in una fase di rialzo e quindi c'è effettivamente questa consapevolezza del bene rifugio che è rappresentato proprio dall'oro. Un piccolo inciso per quanto riguarda l'andamento della quotazione dell'oro ieri, che stranamente è calato
direi di oltre un dollaro l'oncia nel giro di 4-5 ore per poi risalire, stranamente. Quindi, come sempre, ci sono delle volontà superiori che governano l'andamento dei prezzi anche dell'oro, perché sappiamo benissimo che viene fissato a Londra 2 volte al giorno, alle 11 e alle 3 del pomeriggio, e sono poi poche persone che determinano questo prezzo dell'oro, però le quotazioni avvengono durante tutto il giorno, per cui anche questo è un aspetto che va tenuto presente. Detto questo, passerei però all'altro aspetto. Ah, no, aggiungo un'altra cosa, perché cerco di guardare le analisi e le previsioni che analisti del settore delle materie prime stanno facendo in continuazione, e K2Markets, che è una piattaforma che tra gli altri cura anche aspetti legati alle materie prime, quindi all'oro, che di questo trend rialzista ha previsto la prosecuzione, perché oramai, secondo questi analisti, il cosiddetto supporto, chiamato così in gergo tecnico, dei 2000 dollari l'oncia è considerato un supporto psicologico che quindi regge anche in proiezione futura, e vedono l'oro in un trend che continua al rialzo, e praticamente lo chiamano un canale che è dato nei grafici da due rette parallele che è al rialzo. Quindi conferma la sua solidità e la sua bontà come bene rifugio l'oro. Detto questo, Max ha fatto un accenno a un evento abbastanza recente della settimana scorsa, dove una nostra amica, nonché cliente di Aovesta, che aveva fatto tempo fa una sua Royal Class, è stata chiamata dalla Guardia di Finanza per dare spiegazioni sull'investimento che ha fatto. Lei ovviamente si è recata, ha spiegato tutto quanto, e la contestazione che le è stata fatta è stata di non aver presentato la dichiarazione all'ufficio Non si sente più nulla. Io non sento niente, voi? Adesso mi sentite? Sei tornato in questo momento? Sono Da sentito quando è che non niente. mi sentite? È andata nell'ufficio della Guardia di Finanza e ha Ah, ok. detto, hanno contestato e poi basta, più niente. Ok, hanno contestato, perfetto, allora proseguo, grazie. Le hanno contestato il fatto di non aver presentato la comunicazione all'UIF, cosiddetta comunicazione oro. Come io vi ho detto in altri interventi miei, gli obblighi per chi acquista e fa investimenti con Aovesta, per quanto riguarda i cittadini italiani, sono di due ordini. Il primo è il fatto che se si superano i 12.500 euro di controvalore dell'acquisto di metalli preziosi con Aovesta, c'è l'obbligo di indicarlo nel quadro RW nella dichiarazione dei redditi. Ovviamente, se la dichiarazione dei redditi la facciamo quest'anno, si riferisce all'anno scorso. Quindi, se c'era un deposito al 31-12 che superava i 12.500 euro,
è quest'anno che avremo l'obbligo di comunicazione. Quindi è un obbligo che sorge sempre l'anno successivo al momento in cui si supera questa soglia dei 12.500 euro. Altra cosa riguarda gli utili che si fanno eventualmente vendendo il proprio oro, che vengono tassati in Italia con il 26%, il cosiddetto capital gain. E anche in questo caso, trattandosi di deposito all'estero e non gestito da un sostituto di imposta italiano, sarà cura di chi fa la vendita e realizza il guadagno, di indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi e di pagare questo 26% mediante F24. La cosa, attenzione, è da valutare nel complesso dell'investimento, e cioè non per differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, nel senso che se io ho acquistato 20.000 euro e questi 20.000 euro diventano 30.000, io ne vendo 20.000, i 10.000 che pure rappresentano, che mi rimangono e rappresentano quindi un utile che ho. Dovrò pagarci la plusvalenza nel momento in cui li venderò, ma se non li vendo, io non ho realizzato una plusvalenza perché ho investito 20, ho incassato 20, quindi non ho realizzato una plusvalenza e quindi non è soggetta a tassazione in questo caso. Per cui queste sono i due obblighi principali. C'è un ulteriore obbligo che riguarda l'importazione fisica di lingotti d'oro. In questo caso, se Buongiorno a io. tutti e buon Buongiorno sabato. Stefano, altrettanto mi aspetto. Walter, Sì? volevo farti una domanda già la scorsa volta, poi mi sono dimenticato. Dimmi tutto. Ma allora, plusvalenza cosa si intende? Quello che si ha in più? L'utile. Esatto, l'utile. Cioè, se io ho investito 10 e vendo per 12, i due di differenza in più sono la plusvalenza. Cioè, quindi se io ipotesi, investo 10, guadagno 20, quello che investo in più devo pagarlo. Nel momento in cui vendo, sì. Prego. Ok, grazie. Buongiorno a tutti comunque. Buongiorno, grazie. Quindi stavo dicendo che questi sono i due obblighi principali che ci riguardano, però se chi ha un deposito consistente con Ovest a un certo punto decide di farsi consegnare a casa i lingotti, se il valore dei lingotti che si fa consegnare supera questi soliti 12.500 euro, allora in caso di consegna superiore a 12.500 euro, è necessario fare questa dichiarazione oro all'UIF, che è l'ex UIC, Ufficio Italiano Cambi, adesso Ufficio Informazioni Finanziarie, sempre presso la Banca d'Italia. Queste informazioni che quando si fanno le operazioni con un operatore professionale oro in Italia o con un banco metalli in Italia, vengono segnalate in automatico dall'operatore stesso perché le aziende italiane ovviamente sono soggette al diritto italiano e hanno questi obblighi. Io ripeto sempre che la legge 7 del 2000, che è quella che ha liberalizzato di fatto la possibilità di commerciare oro, era una prerogativa esclusiva delle banche prima. Questa legge 7 del 2000 ha istituito degli obblighi che sono, come molti altri obblighi in Italia, degli obblighi di facciata o di controllo più che altro, perché il fatto che per vendere oro in Italia un'azienda italiana debba essere iscritta all'apposito albo presso la Banca d'Italia ha come presupposto soltanto il fatto di avere un capitale, una forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale minimo, che una volta era di 120.000 euro, adesso
pare abbiano abbassato anche quell'obbligo. Di fatto non è un capitale sociale che possa dare garanzia ai clienti di solidità dell'azienda, perché una SRL veramente oggi come oggi non dà garanzia col proprio, ma già in passato, insomma, non dà garanzia col proprio capitale sociale ai creditori, perché i clienti diventano automaticamente anche creditori. Ma soprattutto il fatto di essere soggetti alla Banca d'Italia, in teoria alla vigilanza della Banca d'Italia, però di fatto, a mia conoscenza, la Banca d'Italia che fa le sue ispezioni presso gli istituti di credito e gli istituti finanziari, non ne ha mai fatto uno presso un bancomat o presso un operatore professionale in oro. Ma il succo della legge 7 del 2000 è ben altro per conto mio, e cioè il fatto che questi operatori professionali in oro, bancometalli, hanno l'obbligo di registrare e comunicare regolarmente i dati di tutte le persone che fanno acquisti e vendite di oro, il che significa che c'è un contatto diretto di fatto con l'Agenzia delle Entrate, che ha così un ulteriore metodo per monitorare ogni cittadino. Tutto lì, quindi è una funzione di controllo, ma non di tutela. E questa è una cosa che personalmente mi dispiace, come mi dispiace il fatto che la Banca d'Italia nei confronti delle banche dovrebbe svolgere questa attività e invece è tutt'altra storia. Per Anche cui. perché, scusa Walter l'interruzione, come diceva Walter in questo momento, no? La SRL lo dice la parola stessa, società responsabilità limitata. Esatto. E addirittura con la riforma del diritto commerciale hanno abbassato il capitale sociale minimo, una volta era di 20.000 euro, adesso lo hanno abbassato ulteriormente, ma e ne hanno trovato formule per aprire una società a responsabilità limitata, veramente con capitali ridicoli, a partire da 1.000 euro. Quindi, ed è proprio una forma per schermare, ma anche a volte, le persone rispetto alle attività commerciali che pongono in essere, per deresponsabilizzare. Poi, ovviamente, quando le cose vanno male si parla anche di bancarotta fraudolenta, e quindi ci sono anche reati penali, ma sappiamo che in Italia l'incertezza della pena regna sovrana. Detto questo, ritorniamo all'intervento della Guardia di Finanza, per cui ovviamente a questa nostra amica ho dato la mia disponibilità per spiegare anche a questi signori della Guardia di Finanza che stavano interpretando male, ma evidentemente non c'è riuscita lei a spiegarsi, o forse vogliono qualche informazione in più. Sta di fatto che giovedì, ecco perché diceva Max che è questione fresca, giovedì mi hanno contattato appunto dal comando della Guardia di Finanza del luogo di questa nostra amica, per chiedermi il mio indirizzo PEC per mandarmi alla richiesta ufficiale di qualche spiegazione o documentazione, che devo dire la richiesta ancora non mi è pervenuta, ma ci sono. Questo per dire cosa? Questo è un aspetto ulteriore che per conto mio bisogna tenere in considerazione. A volte quando si fanno degli acquisti, si fanno degli investimenti, poi il problema principale è una persona di riferimento oppure un'assistenza. Ecco, Auvesta, mio tramite, ha voluto proprio offrire a tutta la clientela in Italia un'assistenza che sia veramente reale, concreta e attiva. Credo che questo, ma ci sono stati anche tanti altri esempi nei quali sono stato di aiuto ai clienti,
E quindi questo è un esempio del fatto che il servizio di Aovesta è vero che può apparire più caro rispetto magari ad altre aziende, al di là degli altri aspetti che giustificano il fatto che possa essere un po' più caro, che ha già trattato in altre sedi e nei suoi studi il dottor Max. Ma anche l'aspetto dell'assistenza, per conto mio, è molto importante, perché se ci si deve arrangiare da soli, a volte passa la voglia di fare cose che siano fuori dallo standard, e rimanere nello standard invece significa essere nel sistema proprio incastrati, controllati e monitorati in ogni cosa che si fa. E personalmente è una cosa che non mi piace tantissimo, per cui se posso evitarla la evito. Ma ho visto che come me anche molti di voi hanno gradito il fatto di avere a che fare con un'azienda fuori dall'Italia, avere a che fare con un'azienda seria, solida, con partnership di altissimo livello, e quindi avere questo vantaggio competitivo rispetto ad altre, perché ormai insomma l'oro esiste da millenni, viene trattato da tantissime aziende, però bisogna anche cercare di trovare l'azienda strutturata, l'azienda corretta, l'azienda che abbia e garantisca anche una cosiddetta assistenza post vendita, che è l'aspetto fondamentale di qualsiasi settore, ma in particolare se ci si va a mettere del proprio patrimonio, e soprattutto con lo scopo di avere una tutela e una protezione da eventi straordinari, oltre che dall'inflazione. Se avete domande, sono volentieri a disposizione. Non so se Max riesce. No, adesso vedo che addirittura è scollegato. Avete domande? Mi avete sentito? Perché qui c'è Sì, sempre il dubbio. sentito, vi abbiamo Grazie. sentito. Grazie, Stefano. Prego. Volevo chiederti una cosa io, ma Dimmi. la società per cui lavori, chiariamo meglio, ma ha una sola sede, ha un'unica sede? Esatto, sì, alla sede a Holzkirchen, che è 25 km a sud di Monaco di Baviera, e devo dire che operando in più di 100 paesi, 120 paesi al mondo, c'è scritto nel sito, ma sono dati che oramai non guardo neanche più, quindi non vorrei dare Ci sei talmente dati. abituato che. Sì, per me è normale, ma insomma opera praticamente in tutto il mondo, e questo lo fa tramite quell'unico ufficio, quella sede che ha a Holzkirchen. E lo fa in maniera magistrale, ma non è una cosa che è nata dal niente. Quando Oveste è partita con questo progetto dei piani di risparmio e dei depositi online in oro fisico, ha dovuto investire tantissimo in software gestionale. Infatti, per chi ha già un deposito e accede al deposito, vede che è veramente una gestione stupenda. E per avere questa gestione così precisa, puntuale, chiara, il mantenimento, la creazione e il mantenimento di un applicativo così ha comportato investimenti di milioni di euro. E questi investimenti sono nati nel 2009,
e vengono mantenuti costantemente. Questo permette all'azienda di gestire il tutto dalla sede di Holzkirchen. Fra l'altro, nella politica, diciamo così, di commerciale di Ovesta, non hanno mai voluto entrare nel dettaglio di una rete distributiva fatta diversamente dal passaparola, dai promotori che facciano la promozione, chiamiamola così, come passaparola dei loro servizi, proprio per un motivo, perché operando in tanti paesi nel mondo, se Ovesta aprisse una sede in ogni stato, avrebbe una grandissima difficoltà ad adeguare, perché ogni stato è diverso. Vi faccio l'esempio prima parlavo della tassazione delle plusvalenze. In Italia sono tassate col 26%. In Germania, ad esempio, dove l'oro è considerata una merce come un'altra e non un bene protetto, infatti non c'è stato bisogno di nessuna legge che ne liberalizzasse il commercio, perché Italia, Spagna e Grecia sono stati gli ultimi stati in Europa che nel 2000 hanno liberalizzato il commercio, che altrove era già libero. E in Germania, non considerando l'oro comunque uno strumento finanziario, ma comunque passibile di speculazione, hanno una legislazione che prevede che se l'oro lo si acquista e lo si mantiene almeno un anno, poi anche le plusvalenze non vengono tassate per niente. Mentre se la rivendita avviene entro il primo anno di possesso, allora lì c'è una tassazione che comunque, se non sbaglio, è o 15 o 18% sulla plusvalenza, ma solo il primo anno. Quindi, d'altra parte, anche le proprietà immobiliari sono tassate in maniera molto diversa in Germania, ma visto che ogni Stato ha una sua legislazione sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista regolamentare, perché basti vedere in Italia, per aprire una sede Ovesta dovrebbe costituire una SRL o SPA, comunque una società di capitali in Italia. Crearsi una sede, chiedere l'iscrizione alla Banca d'Italia e una volta avuta quello, adeguarsi con il software comunicativo, perché esiste proprio un software particolare come le segnalazioni delle banche sui crediti concessi, sulle operazioni sospette e così via. C'è un software di comunicazione tra le banche e la Banca d'Italia. Allo stesso modo c'è questo software di comunicazione per quanto riguarda i banchi metalli e gli operatori professionali in oro iscritti presso il registro della Banca d'Italia. Quindi avrebbe dovuto fare questi passaggi e avere quindi una sede stabile in Italia, con i relativi costi, ma non soltanto in Italia, perché Ovest opera in Spagna, in Francia, Repubblica Ceca, in Romania mi pare addirittura che la rete distributiva di Ovesta siano le poste rumene, per cui ha strutture diverse in giro per il mondo e gestirle centralmente comportava degli aumenti di costi enormi che ovviamente sarebbero andati ribaltati sui clienti. Piuttosto che avere questa serie di costi come quelli pubblicitari, stesso discorso, qualcuno ha detto, Max in prima linea, che la politica di marketing che svolge Ovesta è veramente di basso profilo, per usare un eufemismo, nel senso che non fa grossa pubblicità, non va sui giornali, non va sulle televisioni, ma non lo fa neanche in Germania. Diciamo che in Germania forse c'è un occhio di riguardo maggiore da parte delle riviste specializzate.
perché adesso se voi entrate nel sito di Ovesta, nella pagina principale, vedete già un articolo del Frankfurter Allgemeine, che è il giornale economico di Francoforte, che fa gli elogi all'azienda per diversi aspetti. Poi c'è Focus Money in Germania che periodicamente fa delle comparazioni fra le aziende del settore per i diversi aspetti, per i piani di risparmio, per la sicurezza dei depositi, per il sistema informatico, il back office informatico che hanno a disposizione i clienti, per il servizio, insomma, tante comparazioni. E a Ovesta puntualmente è al top in più di uno di questi aspetti, ma è al primo posto costantemente dal 2015 per quanto riguarda la sicurezza dei depositi, perché dal 2015 Ovesta ha affidato la custodia dell'oro dei propri clienti ai depositi della Brinks. Questo ha una motivazione di salto di qualità che ha fatto nel 2015 a Ovesta, anno nel quale ha voluto entrare anche come commerciante all'interno del circuito Good Delivery, che è il circuito di massima garanzia della purezza dell'oro, della qualità del materiale. Ve l'ho già detto in altra occasione, ma lo ripeto per chi magari non fosse stato collegato a suo tempo. Esiste questo livello Good Delivery che riguarda quei lingotti che di fatto sono quelli delle riserve auree delle banche centrali, che devono avere delle. C'è stato un attimo di Max, sì? Sì, Max, a tratti, ma ti si sente. Allora, Walter, comunque, poi se ce la faccio devo dire delle cose io, prego. Dicevo soltanto di questo livello Good Delivery, che è quello dei lingotti, praticamente delle riserve auree delle banche centrali, che devono avere delle determinate caratteristiche e possono essere usi soltanto da raffinerie che abbiano l'accreditamento Good Delivery, devono essere trasportati solo da aziende che siano nello stesso accreditate allo stesso standard qualitativo e depositate in depositi con il medesimo standard. Se uno di questi passaggi non è good delivery, il lingotto perde questa qualifica. Passerei la parola a Max finché lo sentiamo, perché mi sa che se no lo perdiamo di nuovo. Esatto, grazie. Mi Sì, un po' metallico e a scatti. sentite? Max, dovresti provare a spostarti un pochettino se puoi. Ma ha scritto prima un messaggio che lì ha iniziato a piovere. No, vedi, uso delle perché funziona. Ti si sente robotizzato, Max. Ho contato un'area d'oro Italia e quindi continuo il mio studio sulle aziende. Una cosa che abbiamo da mio padre conoscere perché Max, non si capisce niente. no, secondo non è chiara, una non si cosa. sente, non si capisce il senso. Purtroppo, se solo ho capito che ha comprato qualcosa, poi il resto è saltato tutto.
parlando della riservato di fare un po' di ricerca. Sono sbagliato. Mi sentite? Purtroppo salti, Max. Prova a uscire e rientrare un attimo se riesci. Allora, Fatima. Aspetta. Abbi pazienza. Mannaggia, bisogna fare un ponte radio. Davvero. Un ponte di collegamento. Sì, mi pare che prima Andrea avesse dato un suggerimento su quale rete, quella di Elon Musk, Mi collegare. sentite? Adesso sì, Sì, sembra ora sì, forte. perfetto. Allora, stavo cercando di dirvi che sto continuando la ricerca su queste aziende correnti. Questa. Ora, io l'ho ripetuto ormai centinaia di volte. Io lavoro con Ovesta perché nella ricerca che ho fatto in Ovesta è risultata l'azienda migliore. Però, sinceramente, non è che avessi fatto poi tutto lo studio, no, da concorrenza, come si dice. Io sto continuando quindi a fare questa cosa che ho promesso, me l'hanno anche richiesta, e ho contattato Jacob Gold. Avevo visto un'intervista della Taviani che parla anche della Tanzania, qua in Tanzania, mi ha un po' incuriosito e l'ho contattata. L'ho contattata naturalmente, io sono il dottor, l'ho contattato perché sono interessato a voi. A livello professionale, io non voglio parlare male di niente di nessuno, le cose ve le dico come sono successe, poi vi fate voi un'idea. Però vi è la risposta che esco da questa azienda, dice: buongiorno, ho girato un suo contabile estero. Significa che non è interessato alla collaborazione. Le auguro buona giornata, dottoressa Sonia Balzi. Ora vedete, una risposta così è una risposta che non ti darebbe nessuno al mondo. Che ti vai in America, almeno nel mondo anglosassone, con alcune eccezioni, devo dire, pochissime eccezioni. Inghilterra, contatti per una collaborazione di qualsiasi ordine tipo e ti ricontattano, almeno vogliono per cortesia, usano la forma per cortesia, ti ricontattano e si accertano bene quello che chiedi. Ecco, in questo caso, invece, questa azienda qui ha dato una risposta di questo tipo, come ve l'ho letta. Io poi adesso non do giudizi, non so se mi contatteranno, però sicuramente se io dovessi fare adesso un report, no? Un summary del feedback che ho tenuto da questa azienda, certamente questa azienda, la Jacob Gold Italia SPA, non gli posso dare un 5 stelle nella qualità del servizio, perché una risposta di questo tipo dal punto di vista professionale è inaccettabile. Quindi abbiamo parlato, io qui non sono, riesco nemmeno a darvi altre informazioni perché potete visitare il sito, voi fate le vostre ricerche, poi lo farò anch'io. In passato, la volta scorsa, abbiamo fatto la Gold Avenue. Alcune informazioni sulla Bouillon Vault ce l'ho già. Continuerò man mano che ho un pochino di tempo a fare questa ricerca e poi appena posso vi farò un resoconto molto sintetico molto semplice diciamo dello score, no? Di queste aziende, dei risultati di queste aziende. Però cammin facendo, voglio arrivare al punto, cammin facendo mi sto rendendo conto che l'intuizione che ho avuto a suo tempo su Ovesta era un'intuizione corretta. Anche perché questi qui ti fanno un sacco di discorsi e poi dopo ti dicono che puoi rivendere l'oro e che ti restituiscono
cioè che te lo vendono al valore della quotazione del giorno di Londra, e poi vai a scoprire che questo è vero soltanto in determinate condizioni. Cioè, c'è sempre questo atteggiamento assolutamente improfessionale di queste aziende, anche la maggior parte sono italiane, che a me mi manda in bestia, mi fa un doppio nervoso, anche perché io sono italiano e quindi a me piacerebbe vedere le cose fatte in una certa maniera, cose abbastanza strane, soprattutto perché avvengono in un settore molto particolare come quello dell'oro, in cui si ha a che fare anche con grandi investitori e l'immagine è la cosa fondamentale. Immaginate se un'azienda come la Rolex o la Ferrari o la Maserati o la Porsche avessero pure la CESMA, che è la trattasse i clienti o anche i contatti in questa maniera. È una cosa abbastanza. E quando si arriva a un certo livello, e si chiama, si può parlare con il direttore, faccio un esempio, Ferrari qualche problemino ci può anche essere, no? Perché è evidente che sia così, ma non certo della Ceco Gold, perché io con tutto rispetto che possa avere un responsabile estero, che cosa sa di gold, di oro questo responsabile estero? Ne sa più di te? Non lo so. Ecco, quindi ci vorrebbe una forma anche di gentilezza, di cortesia, di educazione, che poi tutte queste cose distinguono, secondo me, la vera professionalità dalla falsa professionalità, che invece non ci sono. A me, come italiano, che siccome l'ho scontata molto questa cosa qui all'estero, quando poi adesso mi capita che mi capitano queste cose di questo tipo, non sono assolutamente contento, eh? Allora, questa è una cosa che vi volevo dire. Avete per caso delle domande in base anche a quello che ha detto Walter precedentemente? Allora, se non ci sono domande, volevo fare una precisazione su quello che ho detto anche la volta scorsa, ma non si è capito niente. Allora, Walter vi ha detto del problema della First Republic Bank. Un'altra è fallita la scorsa settimana e adesso assistiamo, quello che posso fare io, quello che posso aver capito io, ad una situazione che è abbastanza diversa da quella del 2008, ma che ha le stesse finalità. Siccome il grande reset non è ancora pronto e stanno avendo molti più problemi, molti anche insomma osservatori, no? Dicono in America che effettivamente anche dal punto di vista digitale è tutto più complicato, no? Sembra facile, però non lo è. Poi a metterli tutti d'accordo, sicuramente stanno anche un po' litigando tra loro. Facciamo le cose in una maniera, facciamo nell'altra, perché poi sono soggetti umani anche loro. E quindi stanno usando una strategia diversa, stanno prendendo tempo e stanno cercando. Però le finalità appunto sono identiche a quelle del 2008. Allora, nel 2008 questa benedetta crisi che è passata alla storia come la crisi del subprime è un'altra grande balla. Io ve l'ho detto già diverse volte, era a New York in quel periodo lì, ho vissuto questa cosa sulla mia pelle e quindi cioè, mi vengano pure a cercare e ne parliamo con molta tranquillità. Perché una grande balla? Perché in quel momento lì si sono messi d'accordo, evidentemente, per far crollare un certo tipo di sistema e hanno sacrificato un fratello della Lehman Brothers alla missione, la grande opera, nuovo ordine mondiale. E tutti d'accordo, si sono messi d'accordo a rimetterci, sono stati, vi ricordate, quello lì, come si chiama? Danoff, come si chiamava Walter? Te lo ricordi? Quello lì che è stato preso come capo espiatorio, che sicuramente non ci incastrava assolutamente niente. E l'obiettivo vero dell'operazione fu quella di fare fuori la maggior parte di piccole banche locali e
che sono quelle dove le persone portavano i risparmi, soprattutto le piccolissime aziende, che facevano delle condizioni migliori rispetto alle grandi banche, facevano concorrenza. Allora, siccome non li poteva levare la licenza, perché levare la licenza a una banca, insomma, è sempre più complicato, allora le hanno mandate fuori business. Perché è successo, come conclusione, come crisi del 2008, se si vanno a vedere proprio nella realtà quello che è successo, è che la gran parte delle piccole e piccolissime banche a livello locale, anche se non ne ha parlato quasi nessuno, sono state fatte fuori e assorbite dalle grandi banche. Stessa cosa sta avvenendo adesso con le altre banche. La Federal Republic Bank è una banca abbastanza famosa, è sempre nelle prime 30 banche americane, è stata assorbita dalla mia banca, dalla Chase Manhattan Bank, che ci si può dire tutto, a me piace perché è una banca che quando ti telefoni in un secondo risolvi il problema. Quindi ti danno una tale qualità del servizio che anche se paghi, io non mi interessa quello che paga, a me basta che quando chiamo posso parlare con qualcuno che è preparato e che mi risolve i problemi. E questo è il trend che sta avvenendo. Precedentemente c'era stato il fallimento della Silicon Valley Bank, una cosa che non vi ho detto nei precedenti interventi. La Silicon Valley Bank era una banca anomala, cioè era una di quelle banche che finanziava progetti startup, probabilmente ha finanziato anche dei progetti che non erano progetti da finanziare, o perlomeno progetti che rischiavano di creare problemi alle grandi aziende. Poi finanziavano progetti in India, come sapete, in India sono molto bravi nel software, e quindi probabilmente hanno, secondo me, sono intervenuti. Quella banca lì in particolare, che era sanissima, aveva rischi moderati, che era, mi sembra, un B meno o un 5, quindi era una banca normalissima, senza grossi problemi. E improvvisamente queste banche crollano come se dovesse venire giù una persona. Che dobbiamo capire, questo l'ha già spiegato il dottor Manca, è impossibile che avvenga una cosa così. Impossibile, perché questa è una cosa che può avvenire in un momento di particolare crisi e dopo ripetuti errori da parte delle banche. Io ho avuto a New York, incontrato un ex dirigente dell'American Express, è la carta di credito più famosa al mondo. E lui mi ha spiegato tra le righe, eccetera, poi non ti possono dire proprio, no, tutto, io sai, sempre domande, 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 no? E lui mi ha detto: Massimo, vedi, guarda, anche quando una banca è gestita male, non può fallire. Ora, se cosa qui me la dice, con tutto rispetto, il direttore, non lo so, di una banca sperduta nel mondo, in Pakistan, per dire. Magari la prendo così, ma se me la dice uno che ha sede nel board danese, ci devo dare un valore diverso. Quindi queste sono tutte operazioni pilotate, anche d'accordo con la dirigente della banca. Queste persone poi vengono riassorbite, no, nel cambio. Del mentre la cerchio avevano toccato, magari le persone importanti possono toccare, ma ce l'hanno sempre la poltrona. Max non si sente più, eh? Eccoci, si vede anche Telegram qui. Mi sentite? È Adesso ritornata sì, la di voce. nuovo. Sì, adesso è tornata. Dico, ogni tanto Telegram si stanca e mi molla, va bene?
Allora, io sto comunque, come vi ho detto prima, sto lavorando, c'è stato un grosso problema qui con le telecomunicazioni, il problema è sicuramente loro, però è anche mio, ora compro un nuovo telefono, sperando che funzioni tutto un pochino meglio. Sinceramente, si deve migliorare la... Duilio, chiudi il microfono per cortesia. Duilio, per cortesia. Se no, bisogna che te lo chiudo io. Allora, avete per caso delle domande? Dicevo che loro sta facendo bene. Chi di voi ancora... Buongiorno, scusa, non trovo visto tutti. Chi non ha ancora fatto niente, non sta a preoccuparvi del valore dell'oro. Che in questo momento è sempre meglio mettere in oro 64, 65, quello che sia, piuttosto che andare incontro il grande reset con tutti i soldi in banca. Ma questo a buon senso bisognerebbe sempre capirlo. Volete comprarlo in un'altra azienda o volete comprarlo sfuso? Noi ve lo possiamo fornire anche sulle state. Noi lavoriamo da Metalli di Valenza, mi contattate, facciamo una chiacchieratina veloce, dopodiché vi metto in contatto con il signor Antorino, andate là e comprate l'oro, oppure ve lo fate spedire a casa. Legge dei 5.000 euro, andate là. Va bene, non voglio entrare in merito a queste cose perché non ci riguarda. Allora, è arrivato anche Salvo, che saluto. Buongiorno Salvo, siamo in chiusura, eh? Abbiamo avuto dei grossi problemi di collegamento. Quindi non state a preoccuparvi, leggetevi il report se non l'avete ancora fatto, che ho messo insieme e che potete leggere gratuitamente sul sito ambienteaperta.net. Vedetevi un po' di interventi, io ne ho fatto più di, credo che siano quasi 20-25 gli interventi che ho fatto solo sull'oro. E poi ci sono quelli sul piano B dove parlo della bolla speculativa, tutte queste cose qui. Raccogliete tutte le informazioni possibili e immaginabili. Poi, dopodiché, se avete delle domande sempre un po' particolari, mi chiamate me, la consulenza è gratis. Poi, siete pronti, vi metto in contatto con il dottor Manca e magari vi aprite un premium se non avete i soldi per andare diretti. Ci vuole circa 25.000 euro o anche 20, vanno bene per aprire un Royal Class con Auvesta, che in questo caso non ha costi di apertura conto. Però anche se scegliete un piano di accumulo, poi Auvesta piano piano vi fa recuperare questi soldi. I soldi investiti nell'oro vanno a finire in un investimento, scusate, ma che investimento? In un fondo di... Se volete, vi do tutte le informazioni in colloqui diretti. E sono sicuri al 100%. Qualsiasi cosa succeda, nessuno per la legge internazionale sui fondi fiduciari può andare a toccarvi i soldi lì. E dicono: ma anche in Svizzera ci sono fondi di questo tipo. Vabbè, avete visto quello che è successo alla Credit Suisse. Chi avrebbe detto che uno 3 mesi fa, 4 mesi fa, si contestava magari l'assetto delle banche svizzere, ti prendeva scemo, no? Diceva: ma che scemo, contesta il sistema bancario svizzero. E magari la settimana dopo la Credit Suisse è andata fuori business. Quindi al giorno d'oggi non bisogna mai essere sicuri del mondo, della matrix che ci hanno creato. Perché ci hanno creato un mondo in cui ci sono più bugie che verità. Io questo l'ho in parte anch'io imparato scrivendo la trilogia. Io fino a 40 anni pensavo di vivere in un altro mondo. Poi sono andato in America, ho scoperto tante cose, ho imparato tante cose, ho cominciato a leggere e ascoltare autori alternativi e mi sono cominciato a fare delle domande che poi ho sintetizzato. Nel 1042 pagine in cui parlo del nuovo ordine mondiale, ma quando uno legge la trilogia lì capisce tutto,
capisce quasi quasi tutto se la legge con un po' di attenzione di quello che sta succedendo, perché è una cosa che si basa su fatti, fatti, non opinioni, fatti. Ecco, quindi dicevo, il discorso dell'oro, non sta tanto non ha nessun senso calare 3 punti, non ha nessun senso. Loro ha fatto 5 volte dal 2000 al 2020, ha fatto 44%. Va bene? 44% negli ultimi 5 anni. Ora, ma cosa mi è stata? Cioè, non ha nessun senso fare questo ragionamento qui. Certo, in banca è un discorso diverso. Sono già pochi centesimi in banca, quello che serve a comprare, deve farsi insieme la voce e sperare che non li rubino anche quelli. Perché tra poco entrerà. Ufficializzeranno il passaporto digitale, che è il primo passo alla digitalizzazione completa dei crediti. Chiaro, no? Perché è un passettino dietro l'altro, ma dove vogliono arrivare è lì. Poi, dopo, vogliono arrivare con i chip della trilogia, è dato tutto l'obiettivo principale è quello principale, più chiaro di così, una grande verità sicuramente l'ha detta in maniera molto chiara da Russo, che più chiaro si muove, oppure si può si sente perché si può inventare una lui ha avuto coraggio di dire io poi ho messo in logia, però purtroppo si sta ascoltando molti intrattenitori della comunicazione alternativa, gli hanno voi siete già chi mi segue, siete già a un livello superiore, non dico per farvi complimenti perché è evidente che mi conoscete, sapete come la penso e quindi avete già in parte, molti di voi, capito quello che dico. Ma in queste cose qui non importano. Ecco, se il futuro dei nostri figli non interessasse da tutti. Io capisco che siano argomenti difficili che richiedono anche un certo coraggio, diciamo. Ma non si può sistematicamente voltare la testa. Dalla ombra è quello che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, facendo finché tutto andasse bene. Quanti anni andavano? E questa idea per la quale poi sono andato in America. Io quando ho mandato l'avviso di garanzia a Berlusconi nel novembre, mi sembra che fosse del 94, disse: ma che cazzo di paese è questo? Ma presiede un convegno internazionale sulla criminalità organizzata a Napoli e proprio quel giorno lì li mandano a fare garanzia. È evidente che c'è qualcuno che rema contro. E quando questo qualcuno che rema contro sono magistrati che invece dovrebbero essere lì a tutelare noi, i magistrati dovrebbero tutelare i cittadini onesti, no? Allora, qualche domanda ci si dovrebbe fare. Avete domande da fare? Se no, io potrei anche chiudere qui oggi. Avevo altre cosettine da dire, ma. Ne vorrei fare una io, se è possibile. Andrea, dimmi. No, solo dato che vabbè, io per lavoro mi occupo di cose inerenti al tribunale, pignoramenti, esecuzioni, fallimenti. Volevo capire solamente nel caso di un sequestro nazionale, perché opera solo a livello nazionale, come funziona con l'oro depositato presso Vesta? Questa è una cosa che non riesco a
a trovare giurisprudenza? Allora lascio volentieri la risposta. Prego Walter. Ok. Prego, prego Walter. Grazie. Sì, allora il caso che ovviamente può presentarsi va gestito in una maniera che è leggermente più lunga, nel senso che se il cittadino italiano ha un deposito presso Vesta e viene raggiunto da un titolo esecutivo in Italia, che in Italia permetterebbe un pignoramento immediato di un deposito presso terzi, ma all'estero ovviamente non ha lo stesso valore, deve essere riconosciuto all'estero, quindi c'è il passaggio della rogatoria internazionale per far riconoscere il titolo all'estero, e poi sulla base del titolo riconosciuto all'estero può fare il pignoramento anche all'estero. Ovviamente un procedimento di questo tipo è talmente lungo che probabilmente se uno non è proprio impedito dal potersi muovere, si fa il viaggio a Monaco e va a ritirarsi i suoi lingotti e se li nasconde in un giardino o dove vuole per evitare il pignoramento, ma questo soltanto perché c'è un procedimento in mezzo che è molto lungo, quello della rogatoria internazionale per far riconoscere il titolo esecutivo anche all'estero. È la risposta. Grazie. Ok, prego. Allora, posso intervenire un attimo? Vorrei dire, fare un commento. Mi sentite? Sì, sì. Allora, due cose. La prima è che a mio avviso se l'acquisto di oro è stato poi effettuato e depositato in un trust, nessuno può toccare l'oro del trust. Possono fare tutto quello che vogliono, l'oro è nel trust, per la legge internazionale del trust è quasi impossibile, cioè come dire la giurisprudenza italiana non ha nessun diritto sulla giurisprudenza internazionale del trust. Questo ve lo dico, anche se non sono un avvocato espertissimo, ve lo dico per quello che posso aver capito io. Cioè la procedura è talmente lunga e poi ti dicono niente da fare. La seconda cosa è che un commento. Per esempio, siccome non esiste un trattato tra l'Italia e, per esempio, l'Italia e la Tanzania, in teoria un pluripregiudicato mafioso, quello volete, il peggio del peggio del peggio, cioè uno che ha commesso un reato rubando anche tanti soldi, eccetera, eccetera, potrebbe in qualsiasi momento venire qua e rimanere qua libero per tutta la vita. Ora, per carità di Dio, io non è che invito, ho detto queste cose per invitare i delinquenti qua, però per dire che ci sono dei paradisi, tra virgolette, ancora fiscali, nei quali, siccome non ci sono trattati tra i due paesi, uno può andare, si apre un conto corrente, siccome non ci sono accertamenti penali, no? Non vengono qui quando si fa la residenza, si apre il conto corrente, anche scatti il sequestro, si sposta qua e a questo punto non c'è più, fa niente, i soldi, l'oro comunque sia, in questo caso i metalli preziosi non sono più depositati e in questo caso qui non so Andrea se ti ho dato la risposta, però credo che siano questi casi, no, che poi uno deve affrontare quando ci sono sequestri in corso, cioè, che poi immagino si parli di tanti soldi. Questi delinquenti purtroppo si sono un po' aggiornati, però non hanno capito bene il valore di quello che vi ho appena detto io, perché invece di comprare case, possedimenti, hotel, che così, no, con prestanome, dovrebbero comprare oro e mettetelo dove voi volete, comprate oro, cioè, in maniera di farlo, perché immagino che ci sono una cosa per l'altra, e comprate oro, perché
se dovete usare un prestanome, usate un prestanome per comprare una cosa che dica, non comprare un prestanome, sempre se si cioè, avete consulenti proprio preparati, siccome dell'oro non sei nessuno, lo dite volte, mi dispiace di questa un consulente ti può dare queste informazioni perché non sa niente di queste cose. Molti operatori anche non credo che sappiano le cose che vi ho detto io. So io perché ho fatto un certo tipo di ricerca in una certa maniera. E se ne sanno, mica te le dicono. Non devi dimenticare che io tutte le cose che io so, sia per il canale questo, con Sporo, che per destinazione Tanzania o Zanzibar, io ve le dico. Non vi dico mica le cose a pezzettini come fanno tanti, vi dico il 10%, via, poi ci sentiamo per telefono, vi spiego tutto. No, vi dico tutto quello che so. Andrea, ti ho dato la risposta, ci sei ancora? Hai altre domande grazie, da fare? No, era un attimo caduta la linea proprio in quel momento, ma comunque no, ho seguito tutto bene. Grazie, grazie ancora. Prego. Allora, ci sono altre domande? Scusa Duilio, ti ho dovuto chiudere il microfono perché c'era un po' di rumore prima. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio naturalmente e ci sentiamo la prossima. E per chi è interessato all'intervento sulla Tanzania, naturalmente l'appuntamento, però lo facciamo dopo alle 19. La lettura mi sono già le 10 e sto lavorando su un progetto di residence perché in Tanzania non esistono piccoli appartamenti da affittare e quindi io non so anche Carla, altri amici magari mi verranno a trovare, io se poi si spostano io non so dove mettere sinceramente l'ultimazione è l'hotel, ma in hotel non si può stare poter messi, no? E quindi parleremo, darò un aggiornamento a questo progetto. Io faccio un saluto a tutti e vi auguro un buon fine. Ciao! Un buon fine settimana a tutti anche da parte mia. Ciao! Ciao Max, ciao Walter, ciao a tutti, ciao a buon tutti. Fine settimana. Ciao a tutti. Buon fine settimana a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao Max, buon lavoro.